Ciao ragazzi, eccoci qua su Aero Truck Simulator 2. Dobbiamo per prima cosa andare a dormire. Quindi partiamo proprio benissimo, partiamo. Andiamo a dormire. Mi avete detto come impostare finalmente il navigatore qua, quindi la prossima dobbiamo andare nella prima area di sosta disponibile. Prendiamo, vediamo qua di non fare incidenti. Ok, dobbiamo uscire di là. Come sempre io gioco con con la visuale mobile del coso, fornita dal software FaceTrack, no IR, quindi va bene così. Allora, qui c'è un altro camion, chissà cosa stava facendo. Noi dobbiamo andare a dormire, quindi arriviamo qua. Oh cazzo, che frenata brusca. Guardiamo se viene qualcuno, non viene nessuno, quindi infiliamoci. Allora, l'area di sosta disponibile è un po' più lì davanti, si vede dal simbolino, quindi cerchiamo di trovare quest'area di sosta. Ho frenato troppo presto, ho frenato. Ok, va bene così. Andiamo a dormire. Volevo saltarla questa parte del dormiveglio, cioè del fatto di dormire, però una volta almeno voglio metterla. Ok, non è che c'è qualcuno davanti a noi, perché già un incidente l'abbiamo fatto una volta. Quindi non voglio farne più. Mettiamo la settima. Qui c'è l'hotel, eccolo, arriviamo, ve lo faccio vedere una volta sola, perché poi comunque non è che si faccia chissà quale cosa. Allora, vediamo dov'è che è la sosta per il camion. La prossima volta fatela più stretta l'entrata. Ah, eccola dov'è. Quindi mettiamoci già girati, pronti a uscire. Oh caspitina. Ok, giriamoci dietro. Mettiamoci sulla linea, così abbiamo una piccola zona come dire, premi il pulsante per spegnere il motore, sì, spegniamolo. Premi invio per dormire. Ok, premiamo invio. Ah, devo premere quello lì, quindi stop telecamera. Dormiamo, riprendiamo anche la telecamera. Sono le 20:59. Anzi, no, non riprendiamo la telecamera, prima ogni cosa troviamo un lavoro. Quindi vediamo un po', facciamo esc al. Allora, lavoro autonomo ovviamente. Vediamo, noi siamo qui a Bruxelles, vediamo cosa c'è qua vicino. 5.000 euro sono, facciamo questo piccolo tragitto Bruxelles-Calais. Calais, vabbè, quello lì. Ok, riprendiamo subito. Partiamo col nostro motore. Dai. Ok, accendiamo le luci, se no non vediamo niente. Anche se di notte a me non mi piace partire, cioè non mi piace. Non mi piace viaggiare perché non si vede un cazzo, non si vede. Quindi giriamo un po' qui. Arrivederci, ho usufruito del posto letto, non ho pagato niente. Macchina. Ok, possiamo andare. Prendiamoci la strada. Anche perché noi siamo i più grossi in questo momento e quindi facciamo quello che ci pare. Allora, dobbiamo andare dritti. Oh, quindi stiamo da questa parte a. Anche perché mi sembra che sia a sinistra la fermata dove dobbiamo andare. Guardiamo il semaforo. Avanziamo un pochino perché nello specchiettino piccolo guardo quanto vicino sono alla linea. Non vedo più il semaforo. Dai, fai verde. Guarda quello! Ah, bello! Ti metto sotto, ti metto. Ah, anche lui è un camion, quindi non possiamo metterlo sotto. Ho sbagliato marcia. Non mi entrava la nonna. Vediamo qui dov'è l'entrata. L'entrata, eccola. FCP, qualcosa del genere. Quindi mettiamo la freccia. Freniamo un po'. Buongiorno, eh! Anzi, buonanotte, sono le 9 di sera. Quindi andiamo qua, avviciniamoci al cartellino verde. Prendiamo il lavoro. Ok. Interrompiamo un attimo la telecamera. Sì, accetto. Certo che accetto, cazzo. Ho dato un colpo alla telecamera, bene. Quindi, bravo, devo dire. Ok. Allora, accettiamo questo, scusate per il problema tecnico inconveniente gestionale. Ok, ci siamo, il tuo seminimorchio è pronto, andiamo a prenderlo. Andiamo qua, mettiamo questa piccolina, la visuale più vicina possibile, perché sennò non si vede veramente niente. Allora, noi dobbiamo andare di qua. In quanto a benzina, credo che siamo abbastanza a posto. Ecco il nostro carico. Quindi, mettiamoci. Guardiamo di non toccarlo con la parte sinistra. Ok, mettiamoci qua davanti a lui. E mettiamo la marcia indietro. Facciamocela tutto negli specchietti retrovisori. Non si vede niente in questi specchiettini.
Anche perché io gioco su un 27 pollici. Avessi un 50 pollici, sarebbe veramente fantastico. Allora, un po' ancora, ancora, ancora. Vediamo qua quanto siamo indietro. Ok, quasi ci siamo. Ok, perfetto. Ho impostato anche il pulsante per prenderlo direttamente con il pulsante del volante. Ho impostato questo pulsantino qua. Allora, andiamo. Ok. Ovviamente l'autista non scende a collegare i vari gancetti che ci sono da collegare. Vabbè. Stiamo larghi, altrimenti ci tiriamo la casa con il culo. È un gergo tecnico fra noi automobilisti. No, automobilisti no, camionisti. Ovviamente io faccio il camionista. No, non faccio il camionista, però. Che vuol dire? Posso dire quello che mi pare. Ok, andiamo così. Perfetto, cambiamo un po' la visuale. Ok, mettiamola un po' più lontana. Acceleriamo, 35, 40 km all'ora, siamo di nona. Oh, va bene. Mi avete detto di mettere anche... No, io passo, sono passato. Meno male. Sti cazzi di semafori. Ah, dobbiamo tenerci un po' più sulla sinistra. Perché poi dobbiamo andare là... Là dobbiamo cambiare direzione più avanti, si vede. Non urtiamo gli altri camion. Dai. Che è sta ripresa? Guardiamo negli specchietti sempre, altrimenti usciamo dalla linea. Che qua basta veramente poco per uscire dalla linea. Dai! Partiamo a razzo. Facciamo i garoni con le auto. Dai, dai, auto. Cazzo, l'auto c'ha più ripresa. Comunque questo camion, nonostante abbia un suono fantastico, è di una lentezza assurda, eh. E che è sta lentezza? Sembra di andare a morire. Noi qua dobbiamo andare a destra, quindi mettiamo la freccia. Ricordiamoci che noi dobbiamo andare a Calais. Ho ancora problemi con le frenate, quindi mi perdonate sicuramente questi piccoli problemi. Noi qua andiamo a sinistra, ovvero metto la freccia a sinistra e dico che vado a destra. Bravo, aspettiamo questo Renault qui davanti. Bello! Suona! Stronzo. Non hanno cortesia negli altri paesi. Dobbiamo seguire Lille. Ok. Vediamo se ce la fa di settima a salire questa salita. Anche perché adesso siamo carichi, siamo. Andiamo là. Non ce la fa mica, non ce la fa. Ogni volta che mi giro a guardare a destra e a sinistra, perdo la strada, perdo. Settimo, guarda come non ce la fa, eh. Buongiorno. Oh, cazzo, mi sono girata a guardare la videocamera e si è girata anche la... si è girata anche la visuale, volevo vedere se registrava. Perfetto, non posso fare neanche un movimento. Devo sopportare tutto, anche se una mosca mi va nel naso, io devo stare fermo, altrimenti qua muovo tutta la videocamera. Mettiamo l'undicesima. Comunque se potevamo prendere, a me se prendevamo qualche cazzo di autostrada. Perché con tutte queste curve rischio pure di fare qualche incidente. E la cosa è abbastanza facile. Suoniamo un po' a destra e a sinistra. Allora, in questo incrocio noi dobbiamo andare a destra. Ok, perfetto. Vorrei proprio capire perché quando freno il rumore del camion è fortissimo. Quando invece accelero il rumore è proprio lento. Cioè è proprio moscio. Dai! Dai cazzo! Chi ti ha dato la patente? Dai! Guarda se mi fa passare. Allora, noi seguiamo Lil. Guarda questo che non va, eh. Giusto io dovevo beccarlo questo. E noi stiamo qui a suonare. Guarda, guarda, non va, eh. Adesso mi obbliga a investirlo. Non c'è nessuno, vai, no? Sono io che suono, eh. Sto guardando di là, non c'è nessuno. Cioè, infilati piano piano. Niente. O si è buggato qui. Si è buggato qui, eh. Ok. Oh, finalmente si è levato dai coglioni. Quest'altro rincoglionito. Intanto suonano alla porta. Suonano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Sarà il postino, secondo me. Ovviamente sarà il postino. Meno male che in questo momento non sono solo in casa, così qualcun altro se ne occupa. Allora, curva a sinistra. Mettiamo anche la nona. Perfetto. Acceleriamo piano piano, guardiamoci negli specchietti. Io guardo sempre negli specchietti anche quando guido realmente, perché non sai mai quale pazzo ti trovi dietro. Quindi facciamo questa veloce consegna. Guarda qui come va.
Nona, mettiamo la decima. Ho usato lo splitter che io ho posizionato su questo pulsante, spero si veda. Là c'è lo splitter, quindi con lo splitter senza cambiare marcia, premi lo splitter, premi la frizione e ti ritrovi con la marcia, una marcia superiore. Con le marce dispari o pari. Nella realtà si sì, hanno anche più di 12 marce, però già 12 vanno più che bene. Ok, rallentiamo, che in queste curve rischiamo anche di capovolgerci o di andare fuori strada, perdere aderenza, anche perché siamo a 90 km all'ora, quindi mettiamo la dodicesima se ce la fa, non ce la fa. Mettiamo l'undicesima, siamo in salita. No, io resterei con l'undicesima, dai. 90 è veramente tanto per un camion, quindi... Oh cazzo, mi ero distratto un attimo. Allora, scivoliamo in queste stradine di campagna. Stiamo anche al centro, che ce frega. Io posso... Anche perché se non c'è nessuno... Sono già le 22:29 e c'è ancora sta luce. Ah, belli, chiudiamo qua. Ancora si vede alle 22:29. Non è molto realistico che alle 22:29 tu vedi la strada perfettamente illuminata, senza neanche un faro sulla strada. Vabbè, non fa niente, chi se ne frega. Allora, vediamo qua, dobbiamo fare 2 ore e 144 km. Non è che ci sono autovelox, vero? Io qua sto tirando come un matto, sto tirando. Non c'è tipo l'applicazione per il navigatore. Autovelox segnalati. Ah no, è vero, che qua li segnala. Sì, li segnala, perfetto. Là non c'è nessuno, no. Manteniamoci sulla destra, mettiamo la dodicesima, tanto qui è un po' discesa. Dai, non stare sempre fuori strada. Sono ancora abbastanza inesperto in questo gioco. Mi piace tantissimo, ma sono proprio veramente scarso. Faccio degli errori proprio da principiante. Fatemi sapere se preferite la visuale così con la testa oppure preferite che la blocco una volta per tutte. Lascio una fissa. Fatemi un po' sapere voi come preferite un po'. Allora, facciamo piano questa curva, la sotto completamente l'acceleratore. Anche perché a 90 km all'ora perdiamo tutto, perdiamo. Allora, qui dobbiamo andare via. Guarda quello che è andato a Lille. Rallentiamo un po'. Scaliamo. Mettiamo la decima. Ok, autovelox. Quindi. Oh no, cazzo. Vai, bello. Noi dobbiamo uscire qui a destra. Usciamo, usciamo. Vediamo, cala isso. Ok, perfetto. Mettiamo la sesta. Guardiamoci dietro. Non si vede un cazzo dietro. Perfetto. Un altro. Basta! C'è un altro sistema di controllo, un altro punto di controllo della velocità. E allora noi ci passiamo il più veloce possibile. Se sto camion va, non va neanche a morire. Dai. Non so perché mi segnala i punti di controllo della velocità e poi non ci sono mai sulla mappa. 68, 68. Ok, di là non viene nessuno. Mettiamo anche la dodicesima, vediamo un po'. Adesso, anche perché stare nella zona verde del contagiri, secondo me si consuma anche meno benzina. Adesso la benzina dovremmo farcela da soli. Qua non c'è nessuno, noi più di 90 non possiamo andare, siamo un camion, non una macchina da Formula 1, quindi va bene così. Gira piano, ok. Rallentiamo in queste curve perché non voglio assolutamente incidentarmi col mio camion, visto che adesso è mio. Cazzo, qui stava un po' perdendo l'equilibrio. Andiamo, andiamo, andiamo. Dai, belli. Arriveremo a mezzanotte e 42. Vabbè, ce la facciamo. Che cazzolina. Non si vede niente dietro comunque. Di solito i camion dietro hanno anche le luci dietro al camion, le luci posteriori. Calais dov'è? Dritto? Sì, dritto. Là era Parigi e noi a Parigi non ci andremo. Ok. È sempre dritto qua, Non faccio un bel niente, anzi, sposto pure la mano il piede dalla frizione. Non c'è niente da fare. Senza mani, senza mani. Oh cazzo, senza mani stavo sbattendo. Va bene. Maledetti puntini che fanno vibrare tutto. Ok, andiamo di qua. Benzina, no, non la facciamo adesso, ce n'è ancora. Ci siamo a posto. Ok, dai.
mi addormento. Ecco, io per questo vorrei tagliare come si chiama? Tutte le parti di autostrada. Adesso magari se riesco a fare un video abbastanza corto, le carico così come sono. Però le parti di autostrada sono quelle un po' più bruttine. Andiamo, andiamo. Il cambio è inutile, abbiamo la dodicesima, solo quella. Basta con sto cazzo, stai distante da là. Ok? Vediamo di là si va a Bruxelles, noi non dobbiamo andare a Bruxelles. Ci andremo però, vorrei visitarla tutta questa mappa, questa Europa. Andiamo, vediamoci. Volevo guardarmi il pacco, non me lo fa guardare. Ma non fa niente. Non ci sorpassare, ti venga addosso, ti venga addosso, ti venga addosso. Ti sei salvato. Maledetto. Ecco, mi sorpassano e poi si mettono davanti. Là abbiamo la radio. Stai ferma con sta visuale, stai ferma con la testa. Sto parlando fra me e me. Bello. Sono i primi sintomi di un segno di pazzia. Guarda quello, guarda. Mi ha sorpassato e si è messo lì, si è messo. Ah! Aiuto! Dobbiamo uscire, Calais. Premiamo, frena, frena! Ok, scaliamo anche. Ok, piano piano. Non urtiamo, manteniamoci più sulla sinistra per dare la possibilità al rimorchio di girare. Noi qua dobbiamo seguire per il porto. Sempre freccia di là. Allora, di là non viene nessuno. Ok, andiamo di là non viene neanche nessuno. E infiliamoci come cazzo ci pare allora. Mettiamo il massimo del gas. Stiamo attenti a non far andare il rimorchio dentro l'erba. Oh, Calais è davanti. Ok, dai. Limite di 90. Cerchiamo di rispettarlo un minimo. Non dico tanto, ma un minimo. Rispettiamolo. Ok, andiamo. 59, 60. Facciamocela piano piano. Anche perché qua sono un sacco di curve. Anche se non c'è nessuno, io posso anche tenermi più centrale. Solo che poi il camion perde aderenza e se ne va, quindi non è che possiamo correre più di tanto. Purtroppo questo qui non è che abbia sta gran ripresa. Sta gran tenuta, volevo dire. 70, mettiamo la dodicesima, così viaggiamo bassi bassi. Silenziosi, silenziosi. Risparmiamo sul motore, non lo usuriamo. Svegliamo le persone di Calais. Suoniamo così un po' alla cazzo. Come sono bastardo. No! C'è il controllo della velocità. C'è il controllo della velocità. Dove cazzo è il controllo della velocità? Calais esplorata. Allora, qua dobbiamo mantenerci sulla sinistra. Mettiamoci dentro questa macchina. Di là non viene nessuno. A meno che uno non guida con i fari spenti, non vedo niente. No, cazzo, ho sbagliato. Ok, manteniamoci qua. Mettiamo la freccia. Va bene. Dai però, cazzo, camminate. Urto con un altro veicolo. Dove cazzo è l'altro veicolo? Ma finì che è ancora davanti, eh. Si stronzi. Guarda. Non mi fanno neanche avanzare. Dopo che li urti, neanche li vedi. Veggiava con le luci spente. E si lamentano pure. Integrate che non scendo col. Cioè, dovrebbero essere ringraziarmi dopo che li investo che non scendo col click a ammazzarli di botte. Figlia della grandrocchia. Per dire. Allora, dobbiamo modificare. Oh cazzo, frena! Scaliamo, usiamo il freno motore. Dobbiamo modificare la visuale. Qua a destra. Quindi mettiamo la freccia. Andiamoci di qua. Dobbiamo sempre guardarci il rimorchio. Perché è importante non toccare. Cioè, i camionisti reali non toccano con i rimorchi a tutte le curve. Anche perché quando giri con il camion, che è un rimorchio, il rimorchio dietro segue una traiettoria leggermente diversa. Siamo già arrivati? Sì. Ok. Andiamo, mettiamo la freccia, vediamo dove cazzo la vogliono lasciata adesso. Ok, quello è il sistema. Ok, eccolo lì. Quindi noi teniamoci da questa parte. Così, giriamo. Cazzo. No, voglio parcheggiare io. Chissà, magari prendiamo questa legna poi dopo, vediamo dove cazzo deve andare. Giriamo tutto il rimorchio. Così da averlo diritto. Vediamo un po'. Vedo un cazzo. Perfetto. Quindi mettiamoci qua.
No, vai un po' qua. Non voglio terminarlo, io voglio controllarmelo da solo. Oh cazzo. Piano piano con il... Piano piano sullo sterzo, delicato. Delicato, delicato, delicato. Delicato una mazza. Mettiamolo dritto, mettiamolo dritto, mettiamolo dritto. Drizza, 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 drizza. Vai, 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 vai. Fammelo lasciare sto cazzo. No, minchia. Ok. Premi il pulsante. Perfetto. Allora, abbiamo finito qua il nostro lavoro. Penso che sia andato abbastanza decentemente. Mettiamo dritto lo sterzo. Abbiamo guadagnato anche dei punti esperienza, che è importantissimo. Facciamo continua, vediamo se ci dicono qualcosa. Niente. Abbiamo un debito sulla banca di 100.000 euro. Bene. E niente, io cercherò un altro lavoro e ci vediamo con la prossima puntata. Ciao!